cercherò di essere sintetico in modo che poi arrivi Menetti e vi liberi tutti. Se sei un errore è una palla non tenuta, se è un errore è un tiro sotto il ferro, se è un errore è non avere, voglio dire, quella forza cazzimma per. Se quello è un errore, abbiamo fatto tanti errori. Ma se è un errore invece il senso della partita, la dedizione, lo stare lì, il cercare consenso con spazio, senso, sia la difesa sia l'attacco, credo che abbiamo fatto una partita più che discreta. Poi, se voi volete mettere un più al più che discreta, io sono contento, se volete mettere un meno, discutiamone. Perché dico questo? Innanzitutto perché, come ho detto con la squadra, nello spogliatoio tra secondo e terzo quarto, abbiamo creato offensivamente tante opportunità. Purtroppo 11 su 34 da 2 è un sintomo di non avere quella forza, quel coraggio, per finire. Però le opportunità le abbiamo create e avere il 32% da 2 significa veramente aver creato e aver sprecato. Allo stesso tempo però dico che chiaramente abbiamo bilanciato il tutto con una percentuale da 3 punti di livello, anche qui a parte un paio, mi riferisco a Lollo, mi riferisco a Lollo, dire, dove li ha proprio tirati fuori dal cappello, però gli altri erano tiri, vuol dire che avevano un senso. Ma soprattutto mi tengo la difesa. Poi dopo uno può dire ha sbagliato l'impossibile, vabbè, ok, va bene, ma io lo vedo dalla mia sedia. 56 punti, voglio dire, Reggio Emilia credo che sia un apporto difensivo, considerando che è stata una costante, 15, 14, 14, 13. Punto numero 2, a noi a 66, tre giocatori in doppia cifra, una a 9 e una a 8, la distribuzione. Punto numero 3, 36 punti dal quintetto base, 30 dalla panchina, apporto importante. Oggi noi possiamo giocare così. Quanto riusciremo a produrre l'energia e il senso della partita durante la settimana, quanto riusciremo a produrre una partita di questo tipo. È l'unica via che abbiamo per uscire anche, voglio dire, per esorcizzare anche un attimo questo momento che, voglio dire, che fino a 3 settimane fa era un momento di limbo, adesso è diventato meno piacevole e cerchiamo di venirne fuori, sporcandoci le mani e tutto sommato il messaggio da parte della squadra è stato recepito. Credo che questa sia la sintesi, la cui sintesi, credo e spero, abbia toccato i punti determinanti che a cascata poi hanno prodotto la partita. Con la curiosità, scusa Luca, lo sai che è lo stesso identico punteggio di mercoledì? 6-6-5-6? No, non lo so, ma vedi è che da una parte ti conferma che offensivamente difficilmente possiamo fare meglio ed è l'unico modo per venirne fuori dal punto di vista difensivo. Scusa, Luca, due considerazioni domande. La maggior ricerca dell'attacco a ferro e più giorni. Allora, questa è la prima domanda. È una cosa legata a questa partita o No, probabilmente potrebbe essere l'andamento? no, Stasera, scusa, era evidente. è il roster che abbiamo, è il roster No, io che dico positivo, eh. abbiamo. No, ma io lo prendo anche come positivo, nel Sì. senso che avendo più taglia, cioè più taglia rispetto a prima e avendo meno, tra virgolette, ball handlers, dobbiamo andare un po' più vicino, causa di forza maggiore, ed è quel rinnovare gli equilibri in corsa a cui facevo riferimento sulle difficoltà, cioè le difficoltà di rinnovare gli equilibri in corsa. Seconda domanda, approcciate la settimana adesso in maniera più leggera, non avendo più l'obbligo di Coppa, Beh. quindi l'allenamento diventa anche più facile da fare in prospettiva di una partita. No, sì, è chiaro che abbiamo una palla della settimana da spendere un po' più su noi stessi e probabilmente anche un tempo più diluito per cercare di fare delle cose che possono essere utili per la domenica successiva.
prima il tempo era più con sforzo mentale, oggi abbiamo la possibilità di provare di più sul campo e ribadisco soprattutto abbiamo sicuramente qualche allenamento in più per pensare ai nostri miglioramenti, tanto più che c'è questo status che vogliamo mantenere di cambio, un po' di ricerca, andare dentro. Poi è atterrato adesso Carri, posso dire, no? Tanto ieri è atterrato, il contratto è firmato, l'annuncio è stato fatto e quindi sicuramente mercoledì sarà un giorno dedicato a noi stessi perché lui, ma soprattutto la squadra, comincia ad annusare le caratteristiche di Carri. Mi curiosiva sapere, Luca, velocemente, visto che mercoledì scorso avevi parlato della difficoltà, un conto è sostituire per migliorare, un conto è tappare e sanare un'emergenza. Questa settimana già hai avuto segnali in tal senso da prima, dall'inserimento? No, ma guarda, sì, ma questo rimane a prescindere, perché voglio dire, al di là di quello che poteva essere discutibile Trish, però non è stata una scelta. Non parlo neanche di Gibson perché mi sembra talmente evidente. È chiaro che poi quando devi cambiare per necessità, voglio dire, devi cercare di fare uno sforzo pazzesco per cercare di prendere i giocatori, no? Il meglio possibile che si inneschino e inseriscono dentro la squadra. Non avendo fatto questa scelta, questo cambio per scelta, voglio dire, significa che abbiamo perso dei punti fermi, ok? E bisogna che andiamo un po' a ricostruire con chi è arrivato. Adesso chiaramente non nego che l'arrivo di Carri ci dia una mano importante, è altrettanto vero che, voglio dire, è un giocatore di straordinaria esperienza, di assoluta affidabilità, non è un mago che arriva e, voglio dire, fa le magie immediatamente. Non gliele chiediamo, non è in grado di farle, sarebbe stupido pretenderle e cerchiamo di inserirle il prima possibile. Luca, due cose rapide. Uno, Morgan, che cosa gli sta succedendo? Perché in questo momento non ti posso rispondere, forse a fine settimana ti darò una risposta. Voglio dire, cercherò di viverlo. È una questione di fiducia, ma quando stiamo parlando di giovani, ha iniziato così e così, parlo della stagione, ha preso, si è consolidato e adesso avendo perso un po' l'apporto di 3 settimane fa, adesso voglio dire, lo sta un po' scontando, ma sono le onde che fanno i giovani. E l'altra cosa è, se questa squadra difende sempre con questa intensità, può battere chiunque? Potremmo parlare molto sul chiunque, ma credo che non saremo d'accordo sul chiunque. Adesso facciamo che l'abbiamento con Reggio Emilia, prepariamoci a giocare con Pistoia. Chiunque è molto lontano. Bene, grazie. Buona serata.